Direi che possiamo iniziare con il primo panel. Una chiave per l'Est, il mondo post-sovietico e le origini della guerra. Cercheremo insieme, in questo momento, di volgere uno sguardo al passato e non tanto di fare previsioni, anche se chiaramente gli autori potranno farne, hanno l'autorità per farlo. L'obiettivo di questo panel è comprendere nello specifico il contesto internazionale che circonda l'origine della guerra in Ucraina. E questo contesto, per noi, deve essere chiamato come mondo post-sovietico. Di nuovo, la guerra in Ucraina non avviene nel vuoto, non sono due paesi che si scontrano in mezzo a un nulla. C'è dietro uno spazio territoriale che deve essere ben circoscritto, ben definito, dal quale potremo imparare moltissimo su come si è originata questa crisi. Con me partecipano Fabio Bettanin, docente presso l'Università di Napoli l'Orientale e autore del libro Putin e il mondo che verrà. Giorgio Cella, esperto di Ucraina, è autore del libro Storia geopolitica della crisi in Ucraina, e Pietro Figuera, analista del mondo post-sovietico e della Russia e collaboratore di Domino, Limes, Rai Storia e Osservatorio Russia. La dissoluzione dell'URSS ha lasciato in eredità agli stati che gli sono succeduti numerose fragilità, domestiche e internazionali. Infatti, la guerra in Ucraina non è che l'ultimo conflitto avvenuto tra le ex repubbliche sovietiche o dentro le ex repubbliche sovietiche. Forse sarà un'esagerazione, ma insomma guerre di secessione, contese territoriali o movimenti secessionisti sono una quasi costante tra la Moldavia e l'Uzbekistan, tra la Russia e l'Azerbaigian. È imprescindibile dunque, almeno per noi, partire da questa visione d'insieme per comprendere nello specifico il caso dell'Ucraina. Dunque in questo caso partiremo con Pietro Figuera. E Pietro, ti chiedo di partire insomma dagli aspetti fondamentali, dalla visione d'insieme. Come nasce il mondo post-sovietico e quali elementi hanno impedito a questo spazio internazionale di strutturarsi in modo stabile, di mantenere una stabilità? Perché c'è sempre questo ritorno ciclico di situazioni di secessione, di situazioni di contese dei confini? E perché dunque si conforma come uno spazio estremamente instabile? Grazie. Non so se riuscite a sentirmi. Allora, innanzitutto ringrazio voi per essere presenti, l'Imes Club Modena e ovviamente il Comune di Modena per l'invito. Sono veramente contento di essere qui, è la prima mia volta a Modena. E cercherò di rispondere alla tua domanda, Michele, facendo comunque anche un aggancio alla guerra, perché mi è stato chiesto, al di là della tua domanda diretta di adesso, mi è stato chiesto nell'essere invitato qui di tracciare un nesso tra questa guerra e lo spazio post-sovietico. Quindi io partirei innanzitutto dalla domanda che ci siamo posti un po' tutti dopo l'inizio del conflitto, ovvero se fossimo in presenza di una guerra locale dai risvolti globali oppure al contrario di una guerra mondiale che ha avuto dei pretesti locali. E questa è già una domanda molto importante che ci aiuta a definire la preminenza degli aspetti locali di quelli globali. Una domanda a cui onestamente non so neanche rispondere in modo così netto e definito, probabilmente con passare insomma degli eventi riusciremo a avere un quadro più chiaro, ma questa domanda non deve oscurare quella che poi è oggetto anche della mia adesso relazione, che cercherà di essere breve non solo per dare spazio agli altri ospiti ma anche perché vorrei che si instaurasse un dibattito, ci fossero delle domande anche da parte vostra e insomma riuscire a venirci incontro in questo senso. L'altra domanda è appunto quella che è una domanda di fondo del mio intervento, è: poteva succedere ovunque questa crisi del sistema internazionale? Perché è successa in Ucraina e perché è successa all'interno dello spazio post-sovietico? O meglio, invertite le domande, ma insomma il senso l'avete capito. E a questo proposito mi piace ricordare una vignetta che è apparsa qualche mese fa, un anno fa, relativa allo Stretto di Bering. Ora non ho trovato la vignetta, però vi mostro lo Stretto di Bering. Circolava, per i più giovani, un meme su internet rivolto a russi e americani, ironicamente, chiedeva: perché non vi combattete qui? Se avete qualcosa da dirvi, fatelo qui, ovvero nello spazio in cui effettivamente Russia e Stati Uniti quasi confinano, sono distanziati a pochi chilometri.
chilometri a nord del Pacifico. Ora, qui arriviamo al punto centrale della geopolitica, che non è una contesa sugli spazi fini a se stessi, intesi nella loro estensione, nella loro ricchezza economica e neanche solo nella posizione strategica che occupano, ma questi spazi, oggetti di contesa, riguardano anche il valore non solo strategico ma anche emotivo, persino mitologico, ecco, dei paesi in cui poi si consumano le diatribe, si consumano gli attriti tra le grandi potenze. E a questo proposito viene in mente anche il famoso discorso, e possiamo passare anche all'immagine successiva, relativo all'espansione della NATO. Cioè, alcune delle obiezioni che sono state sollevate in questi mesi riguardano proprio l'allargamento della NATO e il fatto che se la Russia si sentiva davvero insicura per l'allargamento della NATO, doveva già esserlo da un bel po' di anni, e soprattutto i paesi baltici, andando proprio nello specifico di una situazione regionale molto delicata, che sono entrati nella NATO già negli anni 2000, ecco, loro presentavano teoricamente, se guardiamo soltanto alla conformazione degli spazi geografici, una minaccia molto più diretta alla Russia, perché la distanza tra l'Estonia, tra Narva e San Pietroburgo è molto più ridotta di quella tra il confine ucraino e Mosca, oltre al fatto che poi l'Ucraina non c'è neanche realmente mai entrata nella NATO, ed è anche in discussione il fatto che fosse davvero in programma e realizzabile questo progetto. Quindi è evidente che non si tratta di una questione di mere distanze fisiche, ma c'è anche una ragione emotiva, storica ovviamente, per cui l'Ucraina investe un valore totalmente diverso rispetto a quello dei Baltici dal punto di vista russo. E noi possiamo darci molte risposte chiedendoci appunto perché l'Ucraina. Possiamo andare a discutere del Donbass, della Crimea, della posizione sul Mar Nero, delle leggi sulla decomunistizzazione dell'Ucraina, tutta una serie di cose che sono avvenute, di riferimenti geopolitici. E la stessa cosa possiamo fare riferimento all'area ex sovietica nel suo complesso. Possiamo dire che effettivamente perché è accaduto nello spazio post-sovietico questa guerra d'attrito che sconvolge il sistema internazionale oggi. Possiamo dire che è fallito il sistema della comunità degli stati indipendenti, cioè quella forma un po' embrionale, ecco, di organizzazione internazionale che doveva in qualche modo legare le repubbliche post-sovietiche. Possiamo parlare anche di fallimento del modello russo, del famoso Ruskij Mir, o comunque del modello attrattivo russo, cioè del fatto che la Russia abbia basato la sua sfera di influenza più sull'hard power che sul soft power, cioè su la coercizione più che su un modello che fosse realmente attrattivo nei confronti delle repubbliche che poi si sono staccate dall'Unione Sovietica. Ma qui vengo alla domanda di Michele, cioè mi ha chiesto di tornare indietro fino alla nascita dell'Unione Sovietica. Quindi torniamo la morte dell'Unione Sovietica, esatto. E torniamo indietro al Natale del 91. Alcuni di voi ricorderanno quel giorno, io no, avevo soltanto 2 anni all'epoca, però ho avuto modo poi di recuperare. Lei sicuramente sì, ma molti ricordano. Come sicuramente, giovanissimo il professore. In quel giorno si formalizza la fine dell'Unione Sovietica, che però era già visibile, si stava già sbriciolando, quantomeno da diversi mesi, attraverso dichiarazioni di indipendenza, comunque fughe in avanti delle repubbliche che componevano lo spazio post-sovietico. Piccolo inciso, noi lo chiamiamo oggi mondo post-sovietico, ma c'è anche un dibattito sull'opportunità di definirlo così. Intanto sull'opportunità di
di diciamo, raggrupparlo in un'unica area, di, ancora dopo 30 anni e più dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, di riconoscere questi paesi come appartenenti tutti alla stessa area. E questa già è una prima questione. E poi se definirlo veramente post-sovietico, cioè se la cifra della loro, diciamo, del loro sottile e spesso invisibile legame fosse l'appartenenza all'Unione Sovietica e non in più in generale, guardando più ampiamente la storia, il dominio della Russia, che poi all'interno dell'Unione Sovietica ovviamente ha anche esercitato un ruolo di preminenza, per usare un eufemismo, ma ovviamente era una cosa risalente a tempi più antichi, cioè tutti, pressoché tutti i territori appartenenti all'Unione Sovietica appartenevano già all'impero russo, anzi anche altri territori che poi non fecero parte dell'Unione Sovietica, penso per esempio alla Polonia orientale, una parte della Polonia orientale, diciamo, dell'attuale Polonia, perché Polonia vuol dire tante cose, faceva parte dell'impero russo. Quindi è forse un mondo post-russo, un mondo che ha rifiutato la Russia, diciamo, rendendosi anche indipendente in vari modi. E nel Natale del 91 diventa plastica questa separazione, questa frattura, che in un primo momento sembra potersi comporre in modo pacifico, anzi realmente, a parte qualche fatto circoscritto, possiamo dire che è stata una separazione relativamente consensuale e relativamente pacifica. Ma torniamo su questa slide, sì, perché le altre sono di riserva, diciamo, nel caso possa essere, possiamo fermarci a questa. Una separazione tutto sommato pacifica. Poi però i nodi vengono al pettine, non soltanto con quei conflitti più o meno congelati, come vengono definiti dagli accademici, che poi hanno investito quasi tutti i paesi in forma armata o comunque latente negli anni successivi, ma poi no, divengono al pettine anche a distanza di decenni, quindi qualcosa è andato storto evidentemente, o nella definizione dei semplici confini tra le repubbliche ex sovietiche, confini che sono stati stabiliti, modificati a più riprese durante l'epoca sovietica, che sono stati anche manipolati ai fini di un miglior controllo delle stesse repubbliche sotto ovviamente il pugno di Mosca, e questo è un fatto che già risale a Lenin e soprattutto a Stalin, diciamo, ed è poi plasticamente visibili in alcuni conflitti come quelli caucasici, ad esempio il Nagorno-Karabakh, dove vediamo ancora i frutti delle decisioni errate, poco lungimiranti, o al contrario disegni perversi che sono stati attuati ormai quasi un secolo fa. E al di là di questo, una breve rassegna per chi appunto è arrivato anche come me tardi, che il 91 era appena nato. Quello che vediamo nascere, anzi quello che vediamo morire in realtà, è uno spazio appunto molto frammentato, in cui alcuni paesi come i baltici non vogliono saperne più nulla, rifiutano qualsiasi forma di integrazione anche posticcia di quel mondo, e si dirigono a tutta velocità, ma veramente a gran velocità, verso l'Europa, verso anche la NATO. Sono tra l'altro gli unici paesi che poi riescono anche a entrare nella NATO all'interno appunto del mondo ex sovietico. Poi abbiamo paesi come la Bielorussia, anzi un paese soltanto, perché nessun paese ha avuto una parabola assimilabile a quella bielorussa. La Bielorussia cosa fa? I primi anni tenta pure un'europeizzazione, un avvicinamento all'Europa, poi fa dietro front già dal 94 con le elezioni di Lukashenko, che secondo alcuni è addirittura un modello di riferimento per Putin, ma poi di questo ne parlerà sicuramente meglio di me il professor Bettanin, recupera un'eredità sovietica che in qualche modo, almeno in quei primissimi anni, sembra stridere coi tempi in cui sembrava di dover guardare tutti verso avanti. Poi abbiamo altri paesi come l'Ucraina e la Moldova, che restano un po' a metà del guado. A mio avviso la Moldova rimane
ancora oggi, nonostante l'ultimo governo, ancora secondo me sono possibili degli spostamenti ulteriori in direzione russa. E l'Ucraina, come sappiamo, riesce a barcamenarsi tra la Russia e il mondo occidentale, ora sto semplificando, fino all'inizio degli anni 10. Poi, già in realtà prima di quello che accade con la Crimea di Euromaidan, già viene posta davanti alla scelta di quale modello, quale mondo seguire, e lì iniziano a venire appunto i nodi su al pettine. Non affronto questioni caucasiche e dell'Asia centrale, perché se no mi allargherei troppo e rischierei di sviare dal punto centrale, perché a mio avviso quello che poi non solo ci riguarda in quanto europei, ma è più dirimente per il tema di oggi, è proprio vedere come si sono comportati i paesi, diciamo, europei dello spazio post-sovietico. E una cosa quindi noi possiamo evidenziare che è in comune a tutte queste storie è la concezione appunto della storia, cioè il fatto che nel mondo post-sovietico, certamente in Russia, ma direi altrettanto certamente in queste repubbliche e non solo, anche nell'Europa centro-orientale, che oggi fa parte o dell'Unione Europea o comunque a pieno titolo dello spazio europeo, è un mondo, una parte di mondo che possiamo dire non ha fatto i conti con la storia, o forse li ha fatti più di noi, ma comunque non riesce a uscire dalla storia. Sarà un'affermazione banale, ma in quella parte di mondo è passata, almeno nell'ultimo secolo, troppa storia e eventi storici anche troppo gravi rispetto almeno a quello che noi possiamo confrontare con il nostro mondo. A me faceva sorridere una delle affermazioni che si sentivano nei primi giorni all'inizio della guerra, cioè il fatto, qui in Italia almeno, si diceva: ma Putin è rimasto a una mentalità dell'Ottocento. Perché mi faceva sorridere? Non perché non condivida questa idea, ma perché noi nel nostro inconscio ci riferiamo all'Ottocento per definire una storia diciamo imperiale o comunque di conflitti tra potenze, che in realtà è molto più recente. In realtà non è, a parte il mondo post-sovietico, ma anche in Europa occidentale, è rimasta una storia appunto più simile a quella parte di mondo fino quantomeno alla Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà si può benissimo parlare anche della Guerra Fredda come ancora uno strascico di quell'impostazione, ecco, del mondo. Quindi il fatto che noi ricolleghiamo questi nuovi eventi all'Ottocento mi ha fatto pensare che forse noi l'abbiamo veramente seppellita, abbiamo seppellito la storia della seconda, della prima guerra mondiale, come non fossero accadute, come veramente lontane da noi. In Russia, e non solo in Russia, la seconda guerra mondiale è un fatto vivo, vicino, anche per una questione banalmente numerica di vittime, di orrori che sono avvenuti in quello spazio. Quella che i russi chiamano Grande Guerra Patriottica ha avuto decine di milioni di vittime, qualcosa che noi non possiamo neanche concepire nel nostro approcciarci alla Seconda Guerra Mondiale, che per noi è stata un'altra cosa, sicuramente tragica, ma di una dimensione, di proporzioni totalmente diverse. Non c'è stata una vittima in ogni famiglia, non ci sono state, ci sono state ovviamente intere famiglie sterminate, però dico non con la frequenza, con la quantità che è avvenuta nell'Unione Sovietica. E il tentativo russo di imporre questa visione della storia anche a chi è recalcitrante, chi si rifiuta e o vuole guardare avanti o vuole leggere questi eventi storici in altro modo, è figlio non soltanto di un tentativo imperialista di leggere appunto, cioè di assicurare la propria influenza, ma anche di condividere una storia che i russi credono di aver condiviso realmente con quelle repubbliche, con quei popoli che poi hanno combattuto realmente, al di là dei casi di collaborazionismo che poi sono stati presenti anche in Russia stessa, ma che hanno combattuto realmente al fianco dell'Armata Rossa, o dentro anzi l'Armata Rossa, durante la Seconda Guerra Mondiale. E
e poi chiudo, questo, il peso della storia noi lo vediamo in tantissime cose, in tantissimi elementi dello spazio post-sovietico. In Russia lo possiamo vedere attraverso le commemorazioni, diciamo anche quelle postume, perché dovete sapere che il mito della vittoria è stato in qualche modo ricostruito posteriormente da Putin. Era qualcosa che era un po' andata a impolverarsi negli anni anche della Guerra Fredda, quindi anche quando l'Unione Sovietica aveva in teoria l'interesse a mantenere vivo quel ricordo, però per vari motivi che non sto qui a raccontare, ma era andato un po' impolverandosi. Però viene recuperato questo mito, e la parata del 9 maggio è un elemento di base fondante della mitologia russa attuale. Ma questo in realtà non riguarda soltanto la Russia, la pedagogia sulla storia investe tutti i campi, persino quello ludico. Andate in un negozio di giocattoli o anche in una cartoleria, trovate giochi a quiz sulla Seconda Guerra Mondiale, oppure per esempio anche nei paesi appunto post-sovietici. Mi ricordo quest'estate ero a Riga, in Lettonia, paese che ha preso tutta un'altra, diciamo, strada, però trovavo il gioco da tavolo per ripercorrere le tappe dell'indipendenza lettone, la prima indipendenza lettone, per dire, ma la stessa cosa la potete trovare un po' ovunque. Ecco, quindi la pedagogia non solo intesa come libri di testo, manuali scolastici, ma persino negli aspetti ludici del gioco. E poi ovviamente lo vediamo appunto in manifestazioni, in celebrazioni. Andiamo per esempio in Bielorussia, il fatto che Lukashenko abbia deciso di celebrare come festa nazionale, in realtà non è un giorno rosso sul calendario, ma insomma come celebrazione nazionale, giorno dell'unità nazionale, il 17 settembre. Cos'è il 17 settembre? È l'anniversario dell'ingresso dell'Armata Rossa in Polonia orientale. Dal punto di vista bielorusso, cioè, allora, contestualizzo un attimo, ingresso dell'Armata Rossa a seguito del patto Molotov-Ribbentrop e quindi della spartizione tra Germania nazista e Unione Sovietica di Stalin della Polonia, e non solo della Polonia, di gran parte dell'Europa orientale. Questo evento, che per i polacchi ad esempio, ma in generale per noi europei, è vissuto come un'infamia, con un marchio di infamia, e comunque come anche un tradimento, no? Di Stalin nei confronti dell'Europa, in Bielorussia e in Polonia comunque è vissuto come la fine dello Stato, in Bielorussia è vissuto come una liberazione, come la riunificazione nazionale. Poi si può discutere degli elementi storici di questa cosa, però come riunificazione nazionale a seguito di una spartizione che c'era stata quasi 20 anni prima con la pace di Riga, in cui il territorio dell'attuale Bielorussia era stato spartito tra la Polonia, la nuova Polonia e l'Unione Sovietica. E invece in questo modo i bielorussi adottano la prospettiva storica, che poi è la stessa di Putin, e sostengono di essere liberati, e quindi addirittura prendono quel giorno come celebrazione, cosa che in Polonia potete solo immaginare come è stata accolta. E, insomma, nei Baltici ho fatto anche qualche riferimento prima, comunque basta andare in qualche museo e vedere come viene affrontata la storia. Il museo dell'occupazione di Riga sempre è un posto da andare a vedere, al di là di come la pensate della storia dei paesi baltici, però è molto interessante per capire la mentalità, e sono posti molto visitati, non sono come i musei qui storici che sono lasciati. Ultimo inciso, io mi sono anche fatto l'idea che noi qui in Europa occidentale, o almeno in Italia, abbiamo tantissima storia intesa anche come monumenti, ma poca memoria storica. Noi facciamo affidamento a tutte le tracce che sono rimaste, perché grazie a Dio sono rimaste tantissime tracce, non abbiamo avuto devastazioni materiali paragonabili all'Est Europa. In Est Europa è successo l'esatto contrario, cioè le devastazioni hanno distrutto davvero tantissimi monumenti fisici delle grandi città, tranne qualche eccezione come Praga, come alcune città dell'Europa centro-orientale, ma in compenso si è lasciata, anzi forse proprio per sopperire a queste distruzioni, si è lasciato molto più spazio alla memoria, allo studio, alla propagazione di quelle conoscenze, diffusione di quelle conoscenze che non possono essere dimenticate.
E chiudo con l'Ucraina, che è un paese sulla cui memoria si sta combattendo una guerra, cioè non è una guerra soltanto per i territori dell'Ucraina e l'Ucraina meridionale e orientale in particolare, è una guerra che investe anche appunto il suo valore simbolico, una guerra di narrazioni sull'entità di Kiev, della Rus di Kiev, che cos'era, perché oggi un'entità geopolitica di 1000 anni fa è ancora oggetto di dibattito. Ci potrebbe far sorridere, come se noi parlassimo di Carlo Magno e delle crociate in modo serio come riferimenti attuali del nostro Stato. Noi appunto la storia la vediamo in modo completamente diverso. E, Odessa, per esempio, le battaglie sul ruolo di Caterina, della zarina Caterina, storia per noi preistoria, cioè qualcosa di lontanissimo da noi, per loro invece è vivo, per loro invece è molto vivo. Quindi sull'Ucraina si combatte anche questo tipo di battaglia. Chiudo perché sa di aver sforato. Mi chiedo quest'ultima cosa. Sono partito dalla domanda perché è scoppiata la guerra in Ucraina, perché non è finita la storia in Ucraina, in Russia, nel mondo post-sovietico. A questo punto io ribalterei la domanda, ma lascio poi a voi la risposta, la lascio aperta la domanda. Forse è il caso di chiederci perché da noi è finita la storia, perché noi invece non l'abbiamo seppellita, quando in realtà scorreva in modo carsico, ma scorreva un po' almeno in tutto il mondo e sicuramente in Europa orientale. Con questo non voglio dire che dobbiamo interpretarla in modo putiniano, è chiaro, ma sicuramente non cadere dal pero, cercare di renderci conto di quello che succede attorno a noi con cognizione, non tardivamente, tramite encomiabili eventi come questo, ma insomma sarebbe opportuno mantenere viva l'attenzione su questi temi anche al di fuori dell'attualità, sulla guerra e quello che tristemente sta accadendo. Grazie. Grazie mille, riceviamo assolutamente il suo ultimo commento, infatti è uno degli obiettivi di questa conferenza. Allora, di nuovo grazie per questa introduzione al mondo post-sovietico, insomma al contesto spaziale, storico e geografico che comunque circonda il conflitto su cui oggi noi ci focalizziamo, e direi che possiamo passare ora ai due attori che stanno partecipando in maniera diretta a questo conflitto, uno come aggressore, l'altro come difensore, Russia e Ucraina. Direi che possiamo partire da quello che è più difficile da analizzare, perché per noi è più incomprensibile da comprendere nelle sue azioni, la Russia. Perché ha aggredito? Ci siamo fatti, no, il dibattito pubblico, soprattutto all'inizio della guerra, era pieno di psicologizzazioni di Putin: è un matto, è uno scellerato, sta morendo. Non si riusciva a capire nel dibattito pubblico per il perché di un'azione del genere. E dunque è quello che adesso io chiedo a Bettanin, meglio ancora di parlarci, di spiegarci come è nato e come si è sviluppato il progetto politico che in Russia oggi è individuato, noi individuiamo nella figura di Putin, e che viene insomma a grandi linee chiamato il putinismo. E vorrei fare diciamo così una suggestione. Si è parlata di memoria storica, al che mi viene da chiedere, mi chiedo quali memorie storiche hanno influenzato il progetto politico putiniano. Mi riferisco per esempio, no, alle memorie storiche dell'impero russo che vengono conclamate, o della grande guerra che vengono urlate con gioia, ma allo stesso tempo quali altre memorie storiche diventano tabù, vengono taciute e diventano come paure da esorcizzare. Mi riferisco forse agli anni 90, ecco. Sì, posso, si sente da qui? Sì. Quanto tempo ho a disposizione? 3 ore è data la domanda. 25 minuti. Faccio anche mezz'ora. Sì, grazie. Inizio poi dal testimone che mi è stato passato da Figuera. Certo, affrontandolo da un punto di vista personale, ma il punto di vista che predomina. Perché la geopolitica... Sì, appunto, per questo dicevo, si abbassa, no, se si abbassa va bene così, mi sentite? Sì, grazie. È la guerra di Putin, non c'è dubbio, per
perché forse senza di lui non ci sarebbe stata questa guerra, almeno questi sono i segnali, per il modo strano nel quale viene condotta, chi sta qui lo sa benissimo, non insisto su questo aspetto, è la guerra di Putin. Se posso aggiungere anche una considerazione che potrà anche non essere condivisa, ma credo che sia condivisa, i nostri telegiornali sono spesso diventati one man show, c'è Putin, c'è Zelensky, sembra che siano tutto loro, quindi anche un po' il senso di questa riunione. E come depositario di una memoria storica, nel senso che per età io c'ero, così, e devo dire che quando Putin è salito al potere, riprende il discorso sugli anni 90, dopo i disastrosi anni 90, e molti dissero anche duro a minga, fra le altre cose, perché era uno dei tanti, no? E una volta tanto azzeccai le mie previsioni, una volta tanto, per carità, e dicendomi: no, guardate, questo dura. E proprio dissero così, perché era quel Putin collettivo che io, in compagnia di tanti più autorevoli colleghi, anche stranieri, ho tentato di scrivere, era un Putin collettivo. In che senso? Allora, come mai questo Putin collettivo poi si è trasformato in Putin personale? Come dice lo Zaia di Crozza, ragioniamoci sopra, perché se vogliamo raggiungere una pace la facciamo con la Russia, non con Putin, comunque sia, no? Che una pagina che non sia una tregua. Allora, perché Putin collettivo? Beh, in fondo devo dire perché la sua esperienza di agente del KGB, un po' provocatoriamente e semplificando assai, l'aveva posto al contatto con il paese reale. Il KGB era depositario, lo sanno i miei colleghi, lo sanno molti dei presenti, in fondo le prime statistiche sul paese reale della Russia, dell'Unione Sovietica, escono all'inizio degli anni 80, Kanin, Zaslavskaya, spinti dal KGB. Non era uno Stato nello Stato, ma certo, nel declino dell'ideologia ufficiale, dei suoi, il KGB si sentiva depositario della capacità di rilanciare la Russia, di essere interprete di uno Stato, di essere interprete dei suoi mali storici, che se riguardiamo agli anni 70-80, perché tutto inizia lì, non negli anni 90, riemergono. E poi i mali storici qui, credo in questo contesto, li conoscono tutti. L'arretratezza. A Dresda Putin osserva questo, osserva l'arretratezza della Russia rispetto addirittura alla Germania dell'Est. E lo Stato multietnico, che periodicamente dal 1905, ma forse anche prima, si ripresenta come una frattura che non è magari la causa immediata della rivoluzione, ma quando il meccanismo si mette in moto è una cleavage, una linea di frattura che non si ripete più. E certo, l'enorme territorio che era una risorsa, basta pensare alla Siberia, ai campi di petrolio scoperti negli anni 70, ma è anche una, lo stretto di Bering, ma anche, mi vengono i termini inglesi come ero anche una volta, liability, una debolezza, no? Una debolezza, uno Stato debole, incapace di controllare i centri di potere. Questa è la Russia di Brezhnev, ma lo era anche prima, forse la Russia di Caterina II, anche quella, no? Che poi genera l'uomo forte quando lo genera. Se posso fare un intervento, mi ricordo uno degli interventi di Putin dopo l'attentato a Beslan, e disse appunto: il nostro errore è stato essere deboli. Ma lui torna al potere, anticipo una cosa che dici, dicendo una cosa alla Bulgakov, mi vengono in mente sempre i romanzi, il professore che dice, il diavolo che dice al professore: guarda, i deboli sono sempre puniti. Lui pronuncia la stessa frase nel 2013.
lui pronuncia la stessa frase nel 2013, quindi questo è una cosa centrale, questa è una cosa centrale, e quindi è il rappresentante tipico, come in C degli anni 90, beh, ora come risorsa del potere per dire guardate, potremmo ritornare a quei terribili anni 90, vi assicuro, vivevo a lungo in Russia in quegli anni, sono veramente terribili, sono stati veramente terribili dal punto di vista materiale ma anche del disorientamento, ma allora non furono vissuti come tali. Putin arriva al potere pronunciando cose che lo fanno, dicendo guardiamo al futuro e non al passato, perché sennò lei mi faceva la domanda come recupera la tradizione, lo fa 8 anni dopo, ma nel 2000 dice guardiamo al futuro, dice basta le ideologie, non solo quella ovviamente del marxismo-leninismo che gli è stata sempre strana, ma anche quella del bolscevismo di mercato delle riforme degli anni 90, perché non è una battuta, è un bolscevismo di mercato quello che è stato fatto. Dice se non facciamo la fine di Spagna e Portogallo, no, non si occupa dello spazio ex sovietico, vorrei dire, riagganciandomi a cose che diceva Figliera, non dice affatto, non c'era nessuno nello spazio, l'Europa non era interessata a questo, ci siamo interessati ora, è una cosa recente, una cosa così, quindi questo è un Putin demotico, se mi passate il termine, che interpreta sentimenti della, vince in l'unica elezioni reali che ci sono state nella storia della Russia, vince con un messaggio che interpreti bisogni popolari, nostalgico, ma dell'URSS non lo è stato, non lo è più nessuno. Fa parte della russofobia light dire che la gente è nostalgica degli uni. Negli anni 90, scusatemi, la gente semplicemente che si sentiva dire di aver vissuto in un po' quello i nazisti e i fascisti dopo la guerra, no? Ma lì era un'intera popolazione che aveva tre generazioni che erano vissute e non si potevano sentire dire che le loro vite erano vite di scarto. Di seconda mano, per citare il testo di un bellissimo testo dell'Alexievich, che non vite di seconda mano. La reazione è individuale per gente che aveva la mia età, l'età di Putin, no? E ora poi, se posso estendere il termine, nel 2022 quasi metà dei russi, all'età della maggior parte dei presenti qui, queste cose non le ha mai sperimentate. Allora la nostalgia è come se io dicessi a molti giovani che mi stanno qua davanti avete nostalgia del PC e della DC, ma non lo so cosa potrebbero rispondermi, comunque quello che mi risponde è una cosa mediata, sarebbe riflessiva mediata attraverso e anche così, qui mi presento. E quindi il Putin prima maniera deve la sua fama, la sua popolarità e anche il Putin d'oggi a quello che riesce a ottenere nella Russia di quegli anni, che cresce tantissimo in 7-8 anni nel segno della continuità. La Costituzione resta quella di Yeltsin, però per le ONG occidentali Yeltsin era democratico e Putin non è democratico. La guerra di Cecenia l'aveva iniziata Yeltsin. Gli oligarchi non è che li abolisce, gli dà un messaggino alla Putin arrestando Khodorkovsky, ma ci sono oggi più oligarchi di una volta, quindi il segno, la sua figura, io credo che questo sia essenziale, è quella di un conservatore pragmatico che non fa grandi riforme e che è convinto di ottenere Mr. Wolf, qualcuno ha scherzato, quello di Pulp Fiction, no? Che arriva e risolve il problema. E certo, incentrato attorno a un discorso che era stato corroborato dagli anni 90, quando la Russia perde lo status di grande potenza, non è finisce male, non è nostalgia dell'Ottocento. È il problema che sono tutti convinti in Russia, ma perché in America no, che in un mondo dove ci sono 195, quasi 200 stati, molte nazioni non siano reali, non siano in grado di reggersi da sole. Ora, tutte le forzature che Putin fa al discorso della sovranità non toglierà il fatto che questo è un problema che riguarda quell'area e Figuera e chi mi sta accanto ha scritto più di me di queste cose, ma è un problema reale. Putin ragiona non in termini di poli,
se vogliamo. Putin ha ragione. In quegli anni in funzione reattiva. In funzione reattiva, perché sono le primavere colorate che innescano il discorso sulla democrazia sovrana. Quando Putin dice il crollo dell'Unione Sovietica è stato un grande dramma, guardate, non dice mai la più grande tragedia, che per chi sa il russo qui, se c'è qualcuno, Krupnejshaya, non è la più grande tragedia. In inglese la cosa è major, dice una grande tragedia, ma dice una cosa che giustamente ha sottolineato Figuera prima di me. Si rivolge a Ruski Mir, lui dice: ci sono 25 milioni di russi fuori della Russia, molti non hanno i loro diritti, ma è convinto di avere un soft power per recuperarli. Lo stesso discorso, la NATO viene accettata tranquillamente nel 2004. Nella convinzione, corroborata da tutta la storia precedente, che finalmente terrà a bada gli stati baltici. No? Quindi non è certo il problema quello, l'espansione della NATO, il problema di quello che accade attualmente in Ucraina. Monaco non è la rottura, e via dicendo. Cerco di arrivare al punto perché mi pare essenziale. Quando è la rottura? In un contesto in quale la Russia... È il 2008. È il 2008, e di nuovo mi rivolgo qui ai più giovani, sì, l'hanno vissuto, ma non hanno cognizione. È cambiata anche la nostra vita in Italia, no? È cambiata anche la nostra vita in Italia, e cambia anche lì. C'è la guerra in Georgia, nel quale che siano i motivi più profondi, e l'aggressore la fa la Georgia. Ma i media occidentali, è bene non dimenticarlo, lo presentano la Russia come aggressore. Poi i motivi sono, certo, c'è nel peacekeeping, eccetera, via dicendo. E poi certo c'è la crisi del 2008, che la Russia non prevede, che si abbatte fortemente, dal quale non si è più ripresa. E quindi il benessere della Russia, quel benessere che era stato conquistato, sul quale era stato costruito il consenso, non c'è più. Quel benessere non c'è più. Le più grandi manifestazioni di questi ultimi anni non sono quelle organizzate da Navalny, sono quelle fatte dai pensionati che vogliono andare in pensione a 61 anni, a 60 anni. Forse non ci dimentichiamo di questo, che è il modello. E allora c'è questo. Poi ci sono le primavere arabe, eccetera, e via dicendo. Allora c'è la crisi economica, e allora l'Occidente diventa qualcosa di diverso. Diventa non solo che è il discorso di Monaco del 2007, l'ambizione di creare un mondo unipolare che non si riesce a creare, no? E che nel quale la Russia no, diventa la fonte di caos. Chi legge i documenti ufficiali, chi segue le dichiarazioni di Putin dal 2012, diciamo così, l'immagine dell'Occidente è quella di fonte di caos. L'immagine prevalente dell'Occidente che viene, se vuole, giusta, non sto a dire che sia giusta e fondata, ma la propaganda ufficiale batte su questo: Occidente uguale caos. Allora tirano fuori, aveva ingoiato l'Iraq e non ingoia la Libia. Non ingoia la Libia, questa è la cosa. Reset, eccetera, e dice, allora sì, solo quando siamo forti. E allora emerge la narrativa che era stata rifiutata negli anni 90, perché c'era anche questa, dell'isola Russia, di un polo come un'isola in un mondo, che è la narrativa ancora oggi prevalente in Russia, perché sennò non capiamo. E certo, adesso sarebbe semplice dire che tutto questo spiega quello che è accaduto in Ucraina, non è in Ucraina oggi, ma certo... Se si ragiona come si comincia a ragionare in termini di civiltà, il termine civiltà assieme a quello di stabilizzazione diventa centrale nel lessico politico ufficiale russo di questi anni, se si ragiona in termini di civiltà, rispondo a una domanda che Lupi mi ha posto. La politica della storia se la inventano i polacchi. I polacchi festeggiano la vittoria sulla Russia, no, perché sono i primi, prima dei bielorussi, nella pace di Riga del 1921, eccetera, via dicendo. Ma la contronarrativa di Putin
è quella di una storia millenaria. Siamo stati sempre grande potenza, abbiamo avuto momenti bui, però ci siamo sempre risollevati. Il grande terrore, guardate, anche nei manuali di scuola media non viene nascosto, c'è. Ma in manuali che magari di 1000 pagine sono, ho fatto il conto una volta, 14 pagine. E quindi è una parentesi. Non è stato detto la stessa cosa del fascismo in Italia. Certo, è un po' difficile dire che l'Unione Sovietica di 70 anni, che si è profondamente trasformata, che ha fatto l'industrializzazione, eccetera, e via dicendo, sia uguale all'Italia fascista. Ma il discorso è quello abbiamo una storia di 1000 anni, per cui quelle controversie ridicole che giustamente... È come se noi se i tedeschi e i francesi si accapigliassero per stabilire se Carlo Magno era tedesco o francese. Sì, esattamente. Fa un po' ridere, ma queste sono le tragedie. Cerco di venire al dunque, ho perso anche il tempo di quando parlo. E, altra discriminante, il 2014. E io devo dire, mi cospargo il capo di ceneri in questo caso qui, il problema lì è miseria della realpolitik, perché ha ragione Mearsheimer e i suoi interpreti italiani. E se vuoi tirar dentro l'Ucraina all'Europa, se vuoi armare l'Ucraina, devi anche mettere in conto che ci sarà una reazione. Questo fa parte del mondo dell'Ottocento, che non abbiamo, ma forse fa parte del mondo dopo la pace di Vestfalia, non l'abbiamo mica superato. Però il problema, se quello che ho detto molto sommariamente, me ne rendo conto, è così, è un po' diverso, no? Nel senso che il discorso centrale dal 2014 è un discorso di civiltà. L'Ucraina fa parte di una civiltà. Il problema non era, come negli anni 2000, di dire si espande la NATO, si espande così. Il problema era di avere a che fare con un sistema di potere anche, con un sistema di potere, con una visione della storia che riaffiora l'ultima volta in modo decisivo in uno scritto che forse qualcuno qui ha modo di leggere, ha sentito parlare, di Putin del luglio 2021, sull'unità storica di russi e ucraini. È il preannuncio di quello che sarebbe successo. Non credo che avesse deciso, ma il preannuncio è: abbiamo una storia comune. E chi ha una storia comune deve essere legato assieme, con buona pace della geopolitica, di tutte delle condizioni reali perché questo accada, no? Della cultura, no? E quindi è una fuga dalla storia. Come ci si arriva? Permettetemi di proporre una formula vaga, ma importante per cercare di capire una sorta di sintesi, non so da quanto sto parlando, di quello che ho detto sinora. In quegli anni c'era appunto miseria della realpolitik, dicevo, si era formato una sorta di algoritmo Putin, molto personale, ma anche in parte legato a quello che era nel paese. Legato, come tutti gli algoritmi, non so se l'espressione è astrusa, a una serie di operazioni per giungere al risultato finale, che è quello della conservazione dello status di grande potenza. Negli anni 90 sembrava che fosse così naturale, e nel 2013 il messaggio di Putin è un po' più complesso e spiega anche il consenso del quale gode, perché è composta da idee che attraversano la storia della Russia, l'idea di statismo, di stato di servizio, per cui anche gli oligopolisti devono essere stati di servizio, del declino dell'Occidente. Noi spesso questo, certo, dell'antiliberalismo, del valore centrale della Russia ortodossa, è legato anche a pratiche diffuse, perché nessuna ideologia regge, tipo la difesa della sovranità anche attraverso la repressione,
la stabilità con gli stessi medi, l'idea di una società gerarchica. Stiamo parlando di un paese profondamente differenziato a livello spaziale e a livello sociale. E anche l'idea della lealtà come virtù principale del gruppo dirigente. Qualcuno aggiunge anche, e credo non infondatamente, anche della mascolinità da questo punto di vista, perché il messaggio che viene da Putin è anche quello. E certo, c'è anche i sentimenti. Il risentimento per essere stati buttati in mezzo alla strada, e quindi l'accusa di revisionismo che viene rivolta a Putin è piuttosto strana. Putin già prima di delle vicende del 2022, mi fermo a loro, magari poi ci tornerò sopra. È piuttosto strana in un mondo che si è profondamente trasformato, e soprattutto per l'azione degli Stati Uniti, del mondo occidentale, non tanto della Russia dal 2020. Quello che tenta di fare Putin è di creare questo polo attorno a un concetto di civiltà. Tenta di farlo nel 2014, e dobbiamo capire che appunto, tornando al discorso, non ci serve una tregua, ci serve una pace, e nel 2014 abbiamo avuto una tregua. Così come quella fra il Nagorno-Karabakh, fra l'Armenia e l'Azerbaigian per restare in quell'area, ma tanti altri. Ci sono 60 conflitti in giro per il mondo, molti nascono da tregue, così. Non ci servono. Però non capiremmo, io credo, per creare una cornice intellettuale se a questa idea di civiltà, non arriveremo agli eventi del 2002 a definirli in un contesto un po' più ampio, non strettamente personale, se non tenessimo conto che Putin in quella è un Putin dimezzato, è un Putin nel 2014 le ha sbagliate tutte. Avrà annesso la Crimea, che aveva abbandonato negli anni 90, quando già la Crimea voleva, perché preferiva parlare con Kiev. Alla vigilia della guerra dirà: vi abbiamo dato 250 miliardi di dollari per tenervi in piedi. Certo, stiamo parlando di un paese, l'Ucraina, che ancora nel 2014 aveva la peggiore performance economica fra tutti gli ex stati dell'Unione Sovietica, che veniva indicato dalle organizzazioni internazionali occidentali come uno stato fra più corrotti e inefficienti del mondo, un cui leader era stato eletto con un messaggio vago, un messaggio populista, con il 73% dei voti, parlo di Zelensky, il quale era sceso al 20% dei voti alla vigilia della benefica per lui invasione di Putin. Questo paese stiamo parlando. Eppure in questo paese in fondo Putin aveva ottenuto poco, perché se c'era una storia millenaria legata all'inchiesta di civiltà, il punto di riferimento era, mi scuso per la cosa, era il punto di riferimento era la Novorossia, una dimensione territoriale vaga che correva le carte di Figuera, sono molto più utili, che insomma grosso modo va dall'attuale Donbass a Odessa. È l'idea che in fondo ha tentato di realizzare Putin con la sua iniziativa del 20. Va bene, ma è tutto il sud dell'Ucraina, era quello che voleva fare Putin, che forse prova ancora a fare, ma non ci riesce, cioè prendersi la parte, non dico russofona perché significa poco, Poroshenko e Zelensky sono russofoni,
però prendersi quella parte lì e di fare un'Ucraina e tenersi un'Ucraina dimezzata, ma è stato satellite, era quello che voleva fare Putin, e non ci riesce, e gli viene rimproverato che non ci riesce, perché poi non è vero che è uno zar del quale non si possono dire le cose. I Dugin eccetera, vi dicendo, lo rimproverano per non aver avuto coraggio, i nazionalisti lo rimproverano, conta poco. Allora dove si va a finire? Torno alla terza trasformazione, finisco qui, mi scuso anche se ho preso più tempo anche con il pubblico e con i colleghi di quanto mi fosse stato concesso. E l'Occidente, dobbiamo tenere presente che questa è una guerra anche per procura contro l'Occidente. Figuera è esordito qui, ma non si può fare al Bering, ma in Ucraina si poteva fare, però è un altro Occidente ancora rispetto a quello fonte di caos. E torniamo al discorso, introduco un termine che si è fermato al linguaggio politico russo, ma è greco, katekon. La Russia difende, sì, è l'anticristo. E il discorso della seconda guerra mondiale, per quanto sia ancora importante, ed è anche quello incardinato sul catecon, la Russia che salva il mondo, la Russia che salva il mondo, e però le generazioni che hanno 30 anni d'età, appunto l'età, dice poco. Non può non dire, cioè, è come, insomma, per certi aspetti mi avventuro a dire questo, un po' come il discorso della resistenza, è un valore, ma non può essere un valore sentito come valore mobilitante. E allora il catecono invece contro l'Occidente che attacca, e la guerra è stata presentata come una guerra preventiva contro l'Occidente che Putin pensava di sorprendere in un momento di debolezza, e lo è un momento di debolezza. Putin ha detto all'inizio della guerra: non vogliamo un altro 22 giugno 1941, è questo. E allora noi sottovalutiamo questi aspetti. Sto ragionando attorno a miserie della Realpolitik. No, c'è una visione del mondo, c'è una visione dell'Occidente, c'è una visione dell'ordine internazionale come un ordine non solo instabile, ma minaccioso. Il Putin reale, non spiego, ed è davvero l'ultima cosa che dico, che dovrebbe preoccupare, è quello che ha dedicato metà del messaggio alla nazione nel 2018 con un elenco delle nuove superarmi che aveva a disposizione. Poi si è visto com'è finito in questa guerra, ma quello era il punto che deve spaventare. Perché il messaggio lì era abbastanza chiaro, ripeto, non spiega la guerra, però il clima nel quale si inserisce, secondo me sì, se sono stato chiaro nell'esporre il motivo. Mi scuso. Grazie mille anche lei, Bettanin, e direi che possiamo passare al secondo attore in questo scenario, no? Che è l'Ucraina, il paese che è stato aggredito e che oggi è terreno di scontro. Ora, lungo i due interventi ci si è posti spesso lo stesso quesito: perché proprio l'Ucraina è diventato terreno di scontro tra queste grandi potenze, tra queste varie alleanze? Cosa ha reso l'Ucraina in un certo senso terreno fertile per questo tipo di scontro? Da un lato chiaramente c'è di nuovo l'esperienza degli anni 90, che pure per l'Ucraina, come forse avrà modo di spiegare Cella, anche per l'Ucraina l'esperienza degli anni 90 è stata in un certo senso traumatica. Cali del PIL similari a quelli della Russia, 60% in 10 anni, cali delle aspettative di vita, l'emergere di un'oligarchia e crescente sfiducia, diciamo così, nei confronti della politica. Dall'altro lato però l'Ucraina ha qualcosa che lo differenzia in questo senso dalla Russia: è sempre stato un paese, mettiamola così, periferico, e dalla difficile dalla difficile identità nazionale, non perché non ci fosse un'identità nazionale rutena, ma perché questa identità nazionale si è sempre trovata lungo la sua storia in una situazione di debolezza nei confronti di attori più potenti, la Russia chiaramente, ma anche la Polonia per esempio. E allora chiedo a Cella, di nuovo tornando al tema della memoria storica,
quali di queste esperienze storiche di lungo periodo, ma anche di breve periodo, come ho detto prima, dagli anni 90, come queste esperienze hanno reso l'Ucraina un paese fragile, un paese aperto, diciamo così, a diventare terreno di scontro, e come in un certo senso questa guerra sta cambiando queste cose. All'inizio della guerra ci si aspettava un'Ucraina divisa, un'Ucraina che sarebbe velocemente caduta, e invece si è trovata un'Ucraina del tutto unita, del tutto pronta ad accettare il colpo e a ricambiare. Sì, allora grazie innanzitutto per l'invito, sono lieto di essere qui. Sono lieto anche del fatto che per una volta non ho parlato di Rus di Kiev, perché da febbraio scorso che da tutte le parti parlo di Rus di Kiev, di imperi medievali, quindi oggi i miei colleghi hanno già trattato questa cosa per me ormai trita ritrita, di grande interesse ovviamente. E allora, come sai, Michele, io esco dal Covid, quindi non ho avuto modo di preparare un intervento così organico come quelli, ma una serie di appunti e riflessioni su quello che è successo nell'Ucraina post guerra fredda, diciamo. Ovviamente però la mia natura di storico verrà fuori qualche volta, quindi farò qualche richiamo alla storia, ma non ad Erodoto e al Medioevo, ecco, rimarrò in termini più anche perché tenterò, sono negativizzato totale, quindi no, lo dico ai colleghi soprattutto, e però insomma ecco, farò qualche collegamento, ma tenterò di essere breve. Allora, tornando quindi al 91, prima abbiamo fatto anche un po' di cose biografiche, quanti anni avevamo nel 91, io ne avevo 8, quindi ecco, non ero forse giovane come Figueira, non ero più là, con tutto il rispetto, professore giovanilissimo, però ecco, a 8 anni non mi intendevo ancora di, tra le mie passioni c'era altra roba, non la politica internazionale post-sovietica. Però, allora, io dico sempre che nel 91, lo dico qui da storico delle relazioni internazionali, abbiamo un qualcosa che è inedito nella storia. Nella storia diplomatica d'Europa, noi ad ogni sconvolgimento geopolitico abbiamo avuto una grande conferenza, non risistematrice, ma quantomeno definitrice di alcuni equilibri rotti, sfibrati. Pensiamo alla già citata pace di Vestfalia. Pensiamo al congresso di Vienna dopo gli sconvolgimenti napoleonici, pensiamo a Versailles, pensiamo a Yalta, eccetera, eccetera. Bene, dopo 40 anni di guerra fredda non abbiamo avuto una conferenza finale che quantomeno, ripeto, non sistemasse tutto, ma adesso alcune linee rosse da un lato e l'altro da non superare, accordarsi su degli equilibri di massima. E qui mi riferisco ovviamente, dato che la guerra fredda è stata combattuta sui due blocchi occidentali e orientali, per quanto concerne l'Europa centro-orientale e lo spazio post-sovietico. Prima si è giustamente ragionato anche su queste macro definizioni che a volte sono imbarazzanti, no? Come il MENA. Cioè, cosa significa? Allora, vabbè, spazio post-sovietico, sì, post-sovietico andiamo da Vladivostok alla Bulgaria, e allora che ci azzecca uno con l'altro? Ecco, quindi anche su queste inflazionatissime definizioni, macro definizioni, bisogna stare attenti a usarle con le pinze. Beh, stavo dicendo comunque, nel mio libro ho tentato di rivedere in tutta la ricostruzione politico-diplomatica avvenuta dopo il 91 quale evento è andato più vicino a una qualche sorta di ricomposizione diplomatica. Bene, il vertice di riferimento è il summit di Malta. Summit di Malta dell'89, sulla soglia di grandi cambiamenti, immaginatevi addirittura Bush arrivò con un pezzo del muro di Berlino, era caduto da poco, eccetera. Quindi, però anche lì il sottotitolo del sottocapitolo è Verba volant scripta manent, perché
nel summit di Malta, come poi nei discussissimi negoziati del 1990 tra Gorbaciov, Kohl e James Baker e Bush, ovviamente, non si è fatto emergere nessun documento scritto. E questo ve lo dico perché adesso vi farò subito una connessione con la storia ultra attuale, che è anche un po' un leitmotiv del mio testo, cioè il raccordo di questioni più o meno antiche. Io vado financo ad Erodoto. Prima il professore, una parentesi, apro molte parentesi ma sono tutte coerenti, non vi preoccupate, ritorno al tema principale. Ha parlato delle nuove armi a lungo raggio sovietiche che stanno Poseidon, il secondo si chiama Sarmat. No, Satan è il nome occidentale della NATO, no? Che ovviamente qualche birbaccione ha capito, no? Sì. Perché anche lì, guardate, nella storia, la storia è il leitmotiv di tutto quanto stiamo discutendo da un anno. Ovviamente il mio libro come sottotitolo è Dalla Rus di Kiev a oggi, quindi voglio dire un qualcosa a cui io ci tengo, ma non è un'ossessione mia, è un'ossessione di Vladimir Putin. Come di altri attori anche nell'Europa dell'Est, perché giustamente abbiamo detto prima, bisogna capire anche la psicologia di questi popoli. Prima il professore Bettanini ha parlato addirittura di mascolinità, no? Cioè di sentimento anche che riguarda la questione gender, eccetera. Sono tutti elementi psicologici, etnici, tradizionali, antropologici che vanno presi in considerazione, senza ovviamente poi uno non stavo accusando la riprendere Putin a bicipiti nudi. Esatto. Ecco, scusi? Sì, fa tutto parte, ecco, quindi stavo parlando però del Sarmat, no? Sì. Sarmat perché? Perché i Sarmati, insieme agli sciiti e ai cimmeri, da dove tra l'altro deriva il termine di Crimea, no? Per chi dice la Crimea è sempre stata russa. Sì, è sempre stata russa dal 1783 in poi, prima era dei tatari crimeani, no? Addirittura dovrei agire. Però questo ve lo dico adesso senza aprire 3000 sottoparentesi per spiegarvi la mentalità prettamente storica di Putin che l'ha portato a fare tutto quello che ha fatto il 24 febbraio in poi. Perché prendiamo l'uomo della strada che non sa nulla di Russia, non sa nulla di Ucraina, tu gli fai vedere la mappa della Russia, molti fusi orari, il paese più esteso al mondo e il capo di questo Stato pieno di risorse energetiche, come sappiamo, la Russia, di tutto e di più, il capo di questo Stato va a invadere uno degli Stati, come detto prima, tra i più poveri, più corrotti anche a livello economico, cioè che ha avuto dei problemi di corruzione, poi ne parliamo, ha avuto anche degli importanti slanci verso le riforme democratici, per prendersi dei territori. Sì, vabbè, qualcuno mi può dire ci sono le terre rare. Sì, ho capito, ma la Russia non è che non ha le terre rare o no, o vive solo per il desiderio di andare a prendere le terre rare del Donbass. Ha fatto tutta questa operazione, questa pazza avventura che si è rivelata essere, sembra quantomeno finora, piuttosto esiziale per lo status diplomatico e per la forza geopolitica della Russia, qui detto in termini seri, questo termine ormai abusatissimo di geopolitica, no? Che non si capisce neanche più, uno dice vado al bar geopolitico ancora un po', no, non si capisce più. Allora, geopolitica, diciamolo chiaramente, che cos'è? È il rapporto tra gli elementi, diciamo, temporanei, ai noi, quindi umani, e quelli stabili, costanti, che sono gli elementi geografici. Questa è la geopolitica, ok? No, perché ho sentito ultimamente qualcuno parlava l'influenza geopolitica della Russia in Venezuela. Dov'è il nesso geografico della Russia? Quella è proiezione di potenza, cioè sono due cose diverse, quindi ancora attenzione
ai termini, alle definizioni, qui ovviamente lo dico insomma da studioso di storia delle relazioni internazionali. Comunque, lasciando stare Sarmat, poi Shaitan, Satan, in termini NATO, eccetera, noi vediamo che nel 91 c'è stato l'inizio di una serie di disequilibri, di linee di geopolitica totalmente di asimmetrie, che poi come si sono ricomposte? Tramite due traiettorie principali, una da ovest, una da est. Da ovest è l'allargamento dell'Alleanza Atlantica a oriente, quello che Sergio Romano ha giustamente definito il tratto più importante e prioritario di studio dell'epoca post-bipolare. Un allargamento che, tra l'altro, nel libro io parlo di una duplice strategia, perché bisogna ricordare una cosa che in pochi ricordano. L'allargamento dell'Alleanza Atlantica non è andata solo verso l'Ucraina, verso tutti gli ex stati dell'URSS, è andata anche verso la Russia stessa. Cioè, noi abbiamo avuto un rapporto politico-istituzionale tra la NATO e la Russia complesso, articolato, come si è detto giustamente prima, adesso non ricordo chi esattamente, fino al 2004, con l'ultima grande infornata di paesi, la Russia, sì, certo che non era contenta di questo allargamento, ma non ci sono state rimostranze feroci, né da parte, né su tutto il periodo Yeltsin, né neanche dal periodo Putin in poi, ricordiamo, va dal 2001 fino ad oggi. Quindi anche lì la questione è molto più complessa. Arriviamo nel 2002 all'apice di questo dialogo ormai istituzionalizzato con il NATO Russia Council, la pratica di mare, al di là delle foto op di Berlusconi con le corna eccetera, che faceva le sue cose, però bisogna dire che lì si è arrivato al punto più alto di questo rapporto istituzionale. Rapporto istituzionale, però, anche qui da storici noi dobbiamo sempre contestualizzare. Era il periodo post 11 settembre. Vladimir Putin fu colui che chiamò George W. Bush per primo per fare una chiamata, no, per l'appunto, ecco. E quindi c'era un poi sappiamo come la mentalità e la visione della guerra al terrorismo si è divaricata tra Russia e Stati Uniti in maniera lì anche lì molto grave, no? Un'altra grande asimmetria che si è creata, perché Putin aveva in mente tutt'altro quando si parlava di guerra al terrore, certamente non abbattere degli stati sovrani, e poi quello che è successo in Iraq lo conosciamo, ma invece andare a colpire i gruppi wahhabiti, che poi si è finito addirittura in Siria in una narrativa in cui la Russia colpiva quei gruppi che gli Stati Uniti in qualche modo e la Turchia, insomma alcuni paesi NATO, si era creata questa narrativa un po' esagerata, ma ecco, si è arrivata comunque anche lì a una divaricazione tra le azioni di contrasto al terrorismo islamico wahhabita. Ricordiamoci la Cecenia, no? In Cecenia, tra l'altro, qui sto uscendo un po' dalla questione ucraina, ma ovviamente sono vasi comunicanti, bisogna parlarne. In Cecenia fu il primo passo della restaurazione russa neoimperiale, detto in termini oggettivi, no? Obiettivi di restaurazione di una politica di potenza, diciamo, via, per essere ancora neutri. Primo step interno. Comunque, tornando un attimo di più all'Ucraina, anche sull'Ucraina, l'Ucraina è parte, elemento principale di tutto quanto detto finora, cioè questa incertezza di fondo in quest'era post-bipolare, in cui non ci si è dati delle linee rosse, in cui non ci si è accordati praticamente su nulla, perché quando si è dissolta l'URSS, si è andate avanti così, giorno dopo giorno, con ovviamente poi sappiamo che la politica internazionale ha in sé degli anticorpi, per cui i vulnus vengono
sempre colmati. E si sono colmati, ripeto, da una parte con l'allargamento della NATO, dall'altro con una ricomposizione neoimperiale di politiche di potenza russa che aveva dato dei frutti alla Russia, senza dubbio. Pensiamo, è stata citata prima la Georgia, 2008, propedeutica a tutto quanto abbiamo visto in Ucraina, 2014 poi. Però lì si è riusciti a geolocalizzare il conflitto. C'è stata, tra l'altro, al tempo una operazione diplomatica molto forte da parte dell'Unione Europea, che in questo caso non si è manifestata. È stata scarsa anche negli 8 anni, che dal 2014 al 2022... Poi fare la storia coi sé, no? E anche lì lascia il tempo che trova. Si possono fare ovviamente degli esercizi ucronici che sono senza dubbio intelligenti da fare. Ecco, forse una politica europea più incisiva in quegli 8 anni avrebbe potuto, non lo so, forse, però lì lasciamo veramente ai vaticini le cose. Tornando invece a questi 3 decenni, ormai 4 decenni, 4 decadi che hanno portato poi allo scoppio ulteriore del conflitto il 24 febbraio 2022, c'è la questione di un'identità, l'identità ucraina. Un'identità che è stata sempre un po' latente nello spazio geopolitico, georeligioso dell'Europa dell'Est, deriva da quell'antico stato della Rus di Kiev di cui si è parlato, però ha sempre mantenuto una sua identità. I russi, certo, dal loro punto di vista, loro la vedono ancora come la Malarassia, siamo qui a parlare di questo, però l'Ucraina ha manifestato già dalla fine degli anni 90 una ripresa sempre più forte di un risveglio etnonazionale. E questo risveglio si è rafforzato in primis dal 2014 e poi ancora di più dal 2022. Vi faccio un esempio molto plastico: la città di Dnipropetrovsk. Chi conosce la sua storia, la sua peculiarità, città sovietica importante, russofona. Volevi dire? No, perché adesso, se non sbaglio, si chiama solo Dnipro. Dnipro, sì, vabbè, ho usato un termine un po' sovietico, eh? Il professore è d'accordo. E Dnipro, certo, importante comunità ebraica, anche ricordiamoci Kolomoisky arriva da lì, c'è una grande sede splendida, tra l'altro, no? A forma di menorah. Proprio a Dnipro, Kolomoisky, il grande magnate che sta dietro a Zelensky, quantomeno inizialmente. Poi dopo di Zelensky voglio parlarvi anche, mi permetto, dal punto di vista, diciamo, biografico, non perché è interessante, ero lì come osservatore per l'OSCE durante le elezioni che portarono alla vittoria di Zelensky nel 2019. E dicevo che a Dnipro è per l'appunto interessante, perché Dnipro fino all'epoca post-sovietica 2014 era una città piuttosto russofona e anche un pochino, diciamo, non filorussa, ma comunque non con una identità nazionale ucraina così forte. Dal 2014 in poi i sondaggi parlano di una trasformazione impressionante. Perché fin quando c'era da guardare un po' alla Russia e guardare un po' all'Occidente, allora ok, c'erano delle vecchie nostalgie, cose culturali, è ovvio. Però dal 2014 in poi, quando la maschera di Putin ha incominciato a cadere, in senso di fare vedere il suo volto veramente aggressivo, e allora lì le cose sono cambiate anche in termini di autopercezione di sé. Russi, ucraini, parliamo russo, parliamo ucraini, ma sempre più filo ucraini in termini di nazionalità. Questo era solo un punto che, diciamo, paradigmatico. Ecco, poi cosa dire ancora sulla questione della NATO? 2 cose sulla NATO. Prima è stato citato il summit del 2008 a Bucarest. In questo summit c'è stata per la prima volta una dichiarazione congiunta
tra l'altro già al tempo contestata dagli stati della vecchia Europa, come li definì Rumsfeld, l'Italia di Prodi, credo, al tempo, la Francia, Chirac, e al tempo la Merkel già, no? Correggetemi se qualche cosa cronologica non è giusta, ma penso di sì. Comunque, insomma, Francia, Italia e Germania già dissero no, incominciarono a no, mettere qualche critica, qualche obiezione, eccetera. Era la prima volta in cui nel 2008 si parlò di integrare in futuro, però, cioè era una dichiarazione, diciamo, futuristica, non era un qualcosa domani abbiamo cammino di integrazione, la membership è fatta, sono dentro Georgia e Ucraina. No, questo non è mai successo e bisogna dirlo chiaramente. Certo che agli occhi e alle orecchie dei russi solo l'intento di è, per loro poi piaccia o no, però per i russi sicuramente questo è stato un attentato alla loro sfera di influenza in tutte queste aree, e non in tutte queste aree, tra l'altro, perché di indizi che Putin volesse riprendere tutta l'Europa orientale ce ne sono pochi. L'attenzione specifica era proprio su Ucraina e Georgia, due zone di questo delicatissimo confine occidentale russo che per i russi è da sempre stato molto importante, molto delicato. E infatti i conflitti in cui poi sono entrati i russi, quali sono stati? Quelli del Summit di Budapest, Georgia stesso anno, e Ucraina nelle due atti, 2014 e 2022. Quindi ecco, bisogna, diciamo, dire queste cose, dire anche che né l'Ucraina né la Georgia furono mai in procinto di essere membri a tutti gli effetti dell'Alleanza Atlantica. Certo che c'è stato un cammino di collaborazione molto stretto, no? Distinctive Partnership, Partnership for Peace, il Summit di Madrid, il Summit di Parigi, Summit di Bruxelles, Londra e così via, però non è neanche possibile dire che Ucraina e Georgia erano in procinto di divenire alleati a tutti gli effetti della NATO. Allora, poi qualche cosa finale sull'Ucraina in sé. L'Ucraina è da sempre una sfortunatamente una zona di, anche dal punto di vista un mosaico culturale di grandissimo interesse, spazio di trasformazione culturale, di frammentazione culturale. Ci ricordiamo che i greco-cattolici, no, formano una parte importante dal punto di vista religioso dell'Ucraina. Il resto è divisa oggi tra la Chiesa ortodossa, che era da sempre matrice primaria dell'identità ucraina, l'ortodossia, fin dal tempo dei cosacchi, no? I cosacchi sono l'anima principale degli ucraini, perché quando si parla di ucraini poi no, sempre ci si chiede ma chi sono questi ucraini, eccetera, sono i fratelli minori dei russi, eccetera eccetera, banalità a parte. Le due anime principali sono il cosaccato, diciamo cristallizzatosi nel 1648 con Bohdan Khmelnytskyj, grande etmano di cui oggi campeggia ancora nella piazza principale di Kiev la statua, che fu lui, tra l'altro, adesso non entriamo nella storia, a portare l'Ucraina, la proto-Ucraina, verso la Russia, 1654, gli accordi di Pereyaslav. Io di questo ne parlai financo, no? A porta, non so poi chi mi capì, però al tempo, perché mi sembrava una cosa molto importante, no? Perché da lì in poi ci sono stati, c'è stato proprio questo sodalizio che per gli ucraini poi si è scoperto essere un abbraccio un po' letale, no? Quantomeno asfissiante nei secoli. Però inizialmente fu per l'appunto per volontà degli ucraini, dell'etmanato cosacco. Allora, stavo dicendo, ecco, poi c'è anche una questione, diciamo, generazionale. Prima è stata toccata brevemente, però è importante, perché io penso che Putin in questa guerra, che è una guerra anche personale di Putin,
pensava ci fossero ancora frotte di russi tipo 1943-1943 pronti, bagagli pronti, andare al fronte. Quando ha fatto la mobilitazione, sì, sono andati al fronte, ma per scappare in Georgia, in Armenia e in Kazakistan e in Europa. Quindi anche lì c'è la questione di un gap generazionale che andrebbe davvero che andrebbe approfondito, perché il professore prima ha citato la questione del catecon, che non so quanti qui conoscano, lo dico diciamo col massimo del rispetto, nel senso perché è una cosa un po' specifica, no? Molto culturale. E ne parlai anch'io a lezione del catecon, quindi ecco, forse siamo in due quantomeno che ne abbiamo parlato. Allora, il catecon sarebbe questa forza che aleggia sul piano metastorico, che trattiene, no? Trattiene, ecco. E ne parlò Smith, ne parlò soprattutto San Paolo, Sant'Agostino, eccetera, che trattiene le forze, diciamo, della dissoluzione, no? Diciamo così. Però, ecco, queste cose sono tutte cose che appartengono alle elite russe. Io voglio andare a chiedere a tra quelli che stanno ai Nevsky Prospekt, per chi ha vissuto un po' in Russia, io ho vissuto sia in Russia che in Ucraina, non tantissimo, ma quantomeno per farmi un'idea, ecco, visto, diciamo, delle generazioni piuttosto americanizzate, io vorrei andare a chiedere a chi sta lì che si sente il rap, cos'è il catecon? Boh. Una nuova canzone di qualcuno, ecco, voglio dire. Quindi c'è un po' di discrasia anche sul piano delle priorità intellettuali e culturali tra le elite e il popolo, soprattutto nuove generazioni. Ecco. Poi che cosa dire ancora? Se tempo c'è ancora, dimmi tu. Ecco, allora finisco altri due punti importanti, venendo a cose invece più politiche sull'Ucraina. Noi abbiamo avuto una politica del piede in due scarpe per quanto concerne l'Ucraina post-sovietica, che è una situazione di difficile equilibrio, perché un po' dovevano tenere i vecchi rapporti storici con i russi tra l'altro, che fin dal 2000 dal 1990 addirittura da Yeltsin in poi era già chiaro che ad esempio alla Crimea non rinunciavano, è chiarissimo, cioè basta, c'è un capitolo nel mio libro che ripercorre tutta la questione della Crimea dal 90 ad oggi, la questione dell'affitto della Crimea, della base di Sebastopoli, cioè era chiaro che i russi non avrebbero rinunciato alla Crimea, e quindi già lì Mearsheimer prima ne parlò, c'è un sottocapitolo sulle premonizioni di Mearsheimer, e lui veramente vide tutto quello che poi è occorso nel 2014, la questione della Crimea, la questione della base di Sebastopoli, sono tutte cose che poi sono divenute punti di rottura, no? Flashpoint di questa guerra infinita. E in questa frammentazione politica ucraina c'è sempre stato un alternarsi un po' di partiti più filo-occidentali e soprattutto più filo-occidentali e qualcosa di ritorno verso l'orbita russa. Il partito delle regioni di Yanukovych era espressione plastica di questa vicinanza alla Russia, che tra l'altro con gli accordi che ho appena citato del 2010 di Kharkov, questa vicinanza alla Russia tramite Yanukovych, infatti al tempo con Medvedev, che in quel gioco con Putin era presidente lui al tempo, portarono non solo a un riavvicinamento alla Russia, ma a un'infiltrazione anche di agenti russi nelle istituzioni del paese. Quindi questi sono tutti elementi che vi do come riflessione. Allora, aggiungerei veramente sul finale la questione anche due questioni con cui bisognerà fare i conti. Io per adesso non ho parlato per nulla di quanto concerne la pace, i futuri piani negoziali, perché lo dico da un anno quando mi chiedono, no, in tutte le cose televisive, eccetera, ma
ci sarà la no, ma quali negoziati? Qui non siamo neanche di fronte al processo di costruzione di una tregua. Cioè, quindi a livello propedeutico, questo lo sa pure chi sta al primo anno di scienze politiche, non ci può essere una fase di negoziato senza una tregua solida sul campo. E abbiamo visto Minsk cosa è successo. Minsk 1 è crollato, Minsk 2 è rimasto in piedi per un po', con varie difficoltà, poi è stata travolta completamente dalla violenza bellica. Quindi ecco, non parlo di pace, solamente volevo dire due cose che ritorneranno, di cui si parla poco. La questione dei profughi non è una questione da poco, perché noi dal 2014 al 2022 abbiamo già avuto 2 milioni di profughi che sono usciti dal paese, un tot in Russia e un tot in Polonia, che si sono rifatti anche un viso più bonario, no? Di accettazione di una immigrazione selezionata, evidentemente, però, no? Dal 2022 ad oggi i profughi sono 7 milioni, dati UN, cioè il più alto numero di profughi dal post 45 in poi, incomparabili con le guerre della Jugoslavia, eccetera. Ecco, quindi teniamo che questo dato di una diaspora che cresce, enorme, ucraina. E questo che effetti avrà ovviamente sul finale, no, di questa possibile ricomposizione del conflitto. Ecco, io chiudo veramente con un monito, che ovviamente a chi lo posso lanciare questo monito? A nessuno, in senso, diciamo, di studio e di prendere coscienza della cosa, a tutti coloro che ci seguono, i lettori, eccetera, eccetera, ma soprattutto ai policy makers, facciamoci il segno della croce, no? No. Però, diciamo, i policy makers per cosa? È la stessa cosa che scrivo nella quarta di copertina del libro. Cioè, noi non possiamo mai più, dal punto di vista non solo dello studio ma anche delle politiche, trascurare queste periferie orientali europee, che periferie non sono, perché tutti i più grandi conflitti che poi hanno travolto il suolo europeo tout court partono tutti da est, dall'est Europa. Questione orientale: prima guerra mondiale, arciduca Serbia, seconda patto Molotov-Ribbentrop, citato prima. Ecco, quindi veramente, se dopo questo ultimo campanello d'allarme non prendiamo coscienza piena, allora veramente non impariamo dalla storia. Grazie. Benissimo, grazie mille Giorgio, e chiaramente adesso si apre lo spazio per le domande dal pubblico. Dato che i microfoni sono tutti qua sul tavolo, vi chiediamo di alzare in piedi e alzare la voce qualora doveste fare delle domande, però in ogni caso, se fate le domande, siamo qua. Prego. Volevo chiedere al professor Bettanini una cosa. Leggendo la stampa occidentale italiana, che diciamo copia sostanzialmente i temi che vengono sviluppati nei media angloamericani, compare ultimamente molto questo tema della prossima disintegrazione dello Stato russo. E vorrei chiedere a lui, che è forse il maggiore esperto italiano di Russia, lei ritiene possibile che per questo conflitto si disintegri lo Stato russo? Prendiamo anche un'altra domanda, se ci sono. No, io volevo chiedere, cioè, soprattutto per le nuove generazioni russe, come è vista la guerra e quanto pesa la guerra alle nuove generazioni russe, e comunque preso il fatto che prima o poi comunque la guerra finirà, e quando avrà bisogno la Russia finita la guerra. Vuoi la domanda? Io la avrei. No, prego. No, volevo chiedere rispondere. Quanto penso che la guerra in Ucraina vada avanti, dato che dipende dall'Ucraina, rimane quindi solamente per gli aiuti e finanziari e militari occidentali. Quanto pensate possa andare avanti questo sostegno continuo, che non si possa andare verso, diciamo, un allentamento della
Io volevo semplicemente chiedere e domandare, per me è stata una cosa che ha avuto un impatto, cioè, secondo me un po' sottotono, calcolato sottotono, di quando il Papa ha parlato di come la NATO abbaiasse, per me è stata una cosa politicamente pazzesca, e alle porte, cioè quindi la colpevolezza della NATO di abbaiare, quindi di giustificare in qualche modo questo attacco russo, perché per me non posso leggerla in maniera diversa, che mi ha veramente sconvolto, soprattutto perché viene dal Papa e poi perché ha dato un'interpretazione politica molto importante, e poi perché questo Papa non prende i suoi, la sua persona, e va in Ucraina, è andato in posti assurdi, lui deve andare là, perché non va? Per me questa è stata una cosa che mi ha ancora non, insomma, non ho avuto risposta. Per me è stato veramente cosa, è stata troppo. Possiamo intanto rispondere a queste quattro, poi ne raccogliamo delle altre. Intanto parliamo della dissoluzione della Russia, domanda posta a Bettanin. È uno scenario probabile? Beh, tiro in ballo le altre domande, però, perché rispondo, sì, Luciano, vado. Ma insomma, intanto non mi pare, Luciano, che i media americani, soprattutto il presidente Biden, puntino a questi. Semmai Biden ha detto che Putin è un attore razionale e purtroppo ha combinato quello che ha combinato, ha sbagliato tutti i calcoli, ma forse bisognerà anche trattare con lui realisticamente. Quando si porrà il problema, sono d'accordo con il collega Cella, oramai, quando si porrà il problema, chi lo sa quando si porrà il problema, allora questo è anche uno dei motivi per cui il Papa non va dove? In Ucraina? E in Ucraina, ma bisognerebbe andare anche in Russia, in Ucraina sta lottando, un Papa non può fare questo. Se posso aggiungere un'osservazione, a me pare centrale, perché do grande spazio alla forza delle idee in questo frangente, venuto a meno la cosa. La religione, siamo di fronte a due strani paesi dove tutti si dichiarano ortodossi, però in Ucraina è importante l'influenza degli uniati, tutti si dichiarano, anche in Russia tutti dichiarano un'identità ortodossa, ma in fondo in Italia conosciamo anche il problema, pochi vanno in chiesa, quasi nessuno sa elencare i 10 comandamenti. E allora è un fenomeno. Noi parlavamo di catecon, si figura un po'. No, sì, però in questo caso, in questo spazio di mancanza, io faccio dei teoremi, mi rendo conto. L'antioccidentalismo, perché poi il catecon è questo, in questo momento, che convive con, intorno a Bezzicotto, le nuove generazioni. Le nuove generazioni, se devo stare ai sondaggi, si disinteressano di questa guerra quando non vengono direttamente coinvolte, ma nessuno risponde probabilmente, e tentano di cavarsela a livello individuale le nuove generazioni. Se devo fare una sintesi di cose che poi sono accessibili a tutti, anche in inglese, le cose le vada ru. E quindi quello che mi ha colpito un po' in questi ultimi 10 anni, soprattutto dal 2014, è anche un po' una afasia delle nuove generazioni. Se posso dare un giudizio sommario su una questione che è certamente centrale, perché se andiamo a ricostruire, se ci sarà un dialogo con la Russia, il punto di riferimento sono i trentenni, certo non possono essere queste elite che prima o poi dovranno lasciare il campo, preparando la transizione. È stata fatta per Franco, è stata fatta per Salazar, è stato fatto così, potrà essere fatto anche per Putin, ma questo è il problema. Non vedo un problema di disintegrazione, però la domanda mi pare ben posta. Abbiamo interesse a che questo accada, ma stiamo scherzando? Non credo che nemmeno in America puntino a questo, lo dicono i polacchi.
lo dicono i polacchi, ma sono poi disintegrazione con chi? Cioè il Tatarstan che diventa indipendente sulla da un giorno all'altro, poi che ci facciamo con un Tatarstan indipendente? Ma cioè lo scenario di che faceva Cella prima, dei problemi che vengono da sempre dall'Oriente diventa tenue rispetto a quello che potrebbe accadere in una potenza nucleare. Certo, c'è un problema della sicurezza che noi dobbiamo porci come europei. E finisco qui, come europei, perché l'iniziativa di Putin ha avuto il risultato di compattare l'Occidente, però non dobbiamo dimenticarci che oggettivamente l'America ha interessi diversi a quelli. Non possiamo pretendere che l'America risolva i problemi della sicurezza, che sono i problemi della sicurezza europea e che si estendono anche al Kirghizistan e al Tagikistan. Questo è quello che dice. È un problema europeo. Non perché l'America sia cattiva e ci abbia messo nei pasticci, ma perché insomma, la geopolitica ha un suo peso. Ed è così. Mi scuso, mi sono dilungato di nuovo. Ma dico qualcosa anch'io a proposito intanto delle nuove generazioni, per forse lei chiedere sì. E una cosa che mi ha colpito nella cronologia, ovviamente non è una causa del conflitto, però una cosa che mi ha colpito è che la guerra in Ucraina, è la guerra, diciamo, la fase che è partita dal febbraio scorso, coincide quasi esattamente col trentennale della fine dell'Unione Sovietica. Cioè erano passati poco meno di 2 mesi da quella data che avevo rievocato prima, no? Il Natale del 91, dal trentennale appunto di quella data, ed è iniziata questa guerra che rimarrà nella storia per sempre, per la comprensione anche di questa fase post-sovietica di cui abbiamo parlato. E che cos'è che, qual è il nesso con le nuove generazioni? 30 anni è appunto il periodo che abitualmente si adotta per definire una generazione. La mia impressione è che Putin, al di là della coincidenza cronologica, abbia in qualche modo voluto riprendere a modo suo, e probabilmente sbagliando anche in senso tattico, abbia voluto riprendere le redini di queste generazioni che, appunto, come era stato osservato prima, si sono abbastanza americanizzate, si sono allontanate da quella visione del mondo, della storia, della Russia stessa, che invece è propria della propaganda, comunque di quello che Putin cerca di infondere. Pietro, un inciso americanizzati, io lo dicevo non in termini, diciamo, assolutamente negativi, no? Ma come dato di fatto, sì, diciamo, sì, di occidentalizzazione e modernizzazione, ecco, no? Non volevo dargli un carattere morale come... Sì, sì, certo, prego, è chiaro. No, ma mi è servito per citare un tratto che poi può essere descritto in modo anche migliore che con questa parola. Quindi, in questo modo Putin ha cercato anche di riportare nella storia delle generazioni che si erano un po' post-storicizzate. Ovviamente non serve questo, infatti l'abbiamo vista la reazione anche di fuga vera e propria di molti appartenenti a questa generazione. E quando un altro elemento, e poi chiudo su questa domanda, qualcuno si lancia in queste analogie Putin-Hitler, che poi non valgono per mille altri motivi, ma una cosa molto interessante che tra l'altro non è un'osservazione mia, ma l'ho letta e la faccio mia adesso, è che tra le mille differenze tra la Russia di Putin e la Germania di Hitler, quel tipo di propaganda che 80 anni fa ha funzionato, ora non funziona, soprattutto non fa presa sulla totalità della popolazione, non si avvale gli strumenti del totalitarismo, ma soprattutto non fa presa sulle generazioni più giovani e vitali, che poi sono quelle che combattono la guerra anche fisicamente, e che in Germania invece sono state la chiave del successo, almeno iniziale, dell'espansione nazista in Europa. Non c'è questa cosa in Russia, c'è un'adesione da parte delle generazioni più anziane, quelle che hanno vissuto la storia in modo diverso da come l'hanno vissuto i giovani. Chiuso su questo.
Su, per quanto riguarda, vabbè, sulla durata della guerra è difficile fare delle previsioni. Faccio mia anche l'osservazione di prima, siamo ancora lontani da un negoziato che riesca a raggiungere una tregua, figuriamoci una pace duratura. Quindi su questo direi riaggiornarci più avanti con elementi nuovi, ma sicuramente si sono creati degli strappi diciamo che dureranno avanti per generazioni. E, per quanto riguarda invece la questione del Papa e i rapporti col Vaticano, allora io faccio notare che l'attuale Papa è argentino e il suo sostrato culturale, che poi è anche chiaramente geopolitico, non può venir meno rispetto appunto all'attualità. Facciamo un piccolo paragone, anche se sempre improprio, però insomma lanciamoci in questo ardito paragone con Papa Wojtyła, no? che era polacco. Pensiamo alla percezione che hanno i polacchi della Russia e dell'America, e la percezione che hanno gli argentini, i sudamericani in generale, della Russia e l'America. È chiaro che la percezione del pericolo, comunque insomma l'urgenza di prendere anche determinate misure contro la Russia o insomma il regime che poi guida un paese Russia è completamente diverso, no? C'è un polacco che tra l'altro è nato e cresciuto e ha vissuto certi periodi e ha anche contribuito alla fine della Guerra Fredda, come sappiamo, quando è stato Papa, è completamente diverso da quella periferia argentina in cui invece il nemico, l'avversario comunque sono gli Stati Uniti, quelli che hanno un'influenza. Ecco, quindi la percezione parte da questo. Poi sul presentarsi o meno in Ucraina condivido le osservazioni del professore, non è una cosa che non ho neanche visto così spesso. Mi ricordo anche quando si parlava della visita appunto sempre di Wojtyła in Iraq, che poi non è venuto quando è scoppiata la guerra, aveva anche altre forze fisiche. Ecco, non è facile fare queste cose, e ricordiamo anche che l'Ucraina fa parte di quel mondo ortodosso, e quindi bisogna anche considerare i temi del rapporto tra la Chiesa cattolica e la Chiesa o le Chiese ortodosse. Ultimissima cosa sulla disintegrazione della Russia, anche se era una domanda rivolta al professore, mi è venuta in mente una cosa proprio ieri con un mio amico e collega. Osservavo il fatto che questa fantomatica disintegrazione dello Stato russo non può avvenire per un coordinamento tra tutti questi attori interni della federazione, che hanno motivi più vari e eterogenei per avere dei risentimenti verso il centro. Possono essere motivi legati all'allocazione di risorse, come a tratti identitari che non vengono magari rispettati. Quindi io non vedo un coordinamento alle porte tra tutte queste entità per fare un'uscita di scena diciamo clamorosamente plateale. Ecco, semmai vedo il rischio che qualcuno apra la strada alla messa in discussione, cioè che qualcuno che abbia queste idee, queste anche le capacità più avanzate, apra la strada a questo percorso, che poi e quindi delegittimi le fondamenta della Federazione Russa. Però siamo lontani da cose che sono avvenute dopo la rivoluzione russa e dopo il 91, la fine dell'Unione Sovietica, perché non c'è un attore che riesca a coordinarle come poteva essere all'epoca, la Germania del Kaiser, e poi dopo la Polonia e il suo progetto anche del prometeismo, di cui si sente parlare poco, ma è una cosa interessante anche da approfondire. Quindi manca un collante. No, allora, due cose sulla questione ucraina in termini di chiese. Ricordiamoci che da un tot di anni l'Ucraina ha anche una sua chiesa ortodossa, dal punto di vista giurisdizionale, che non guarda più a Mosca, ma ha avuto la legittimazione di Bartolomeo a Costantinopoli. Questo è un processo di autocefalia che si è compiuto con Poroshenko, ok? Quindi qui non possiamo incolpare Zelensky su questo. Sì, certamente, esatto. Comunque un forte
significato politico, forte significato politico, che ai russi fa assai paura, perché l'effetto domino è che poi si espandano anche alle altre religioni, alle altre nazioni che hanno la religione ortodossa come principale. Sulla questione della possibile terza dissoluzione dell'URSS, beh, questa è una questione di una delicatezza, di una complessità enorme. Un fattore di possibile scatenante di questo può essere, come ci insegna la storia, l'umiliazione sul campo militare, un'igenie. Ecco, allora, quello è un qualcosa che i russi non perdonano ai propri leader. Ci ricordiamo il 1904, guerra russo-giapponese? E poi cosa c'è stati? Morti dei cabristi, eccetera, eccetera, lunga scia che porta al 1917. Quindi questo è un punto che comunque va tenuto sotto controllo. Poi gli americani, guardate, nel 94, con gli accordi di Budapest, la loro principale paura era una... C'era il periodo della non proliferazione nucleare, che era quello la paura principale. Gli Stati Uniti, lì in maniera molto matura, Mearsheimer pensava di no, pensava che sbagliassero. Però gli Stati Uniti lì misero la Russia sul piedistallo di erede unica dell'Unione Sovietica, anche dal punto di vista delle armi atomiche, ma è lo stesso discorso, cioè è la paura che lo Stato centrale si frammenti, perché da lì in poi può succedere veramente di tutto. È stato citato Tatarstan, pensiamo al Caucaso. Io vedo già alcune orbite in cui questi stati potrebbero finire, come li possono vedere anche altri, però è veramente uno scenario pericoloso dal punto di vista della stabilità internazionale globale, e penso che sia un qualcosa che anche adesso l'Occidente non voglia, quantomeno per adesso, anche se ovviamente c'è sempre qualcuno che può avere qualche appetito, ecco, in questo senso. Niente, per quanto concerne invece quanto durerà, domanda da $1 milione. Allora, prima si è parlata della politica estera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una politica estera che seguono dalla prima guerra mondiale, cioè che è molto chiara. Loro sono totalmente in coerenza con la loro prospettiva, anche in quella di contrarietà all'occupazione e inglobamento di territori avvenuta tramite violenza, mano militare. Ci ricordiamo la questione, la dichiarazione Wells, la dottrina Stimson. Questo veramente per i più studio, però loro sono veramente in coerenza con tutto un loro filone di visione di politica estera. Poi c'è, come diceva prima il professore, evidentemente qualche divergenza tra le priorità strategiche europee e quelle americane, però insomma questo è tutto un altro discorso. Niente, per quanto concerne poi il Papa, qui ritorniamo alle questioni anche storiche, no? Noi ricordiamo che è per l'appunto la chiesa, quella che i russi chiamano Uniate, ma in Ucraina non si dice, perché ecco, è una sorta, no, di termine dispregiativo, invece si usa il termine greco-cattolici, per l'appunto. Quindi diciamo, ecco, nato sotto gli auspici del pontefice, no? del Vaticano al tempo, no? Sul finire del XVI secolo. Quindi, ecco, noi, il Papa ovviamente si muove in maniera diplomatica. Poi mi chiedono, perché il Papa... Cioè, il Papa è anche pontefice, in termini letterali, etimologici, è colui che getta ponti. Quindi è difficile pensare che, no, prenda il Kalashnikov e vada a sponsorizzare qualche tipo di attività di ostilità. Quindi voglio dire, la visione, l'azione del pontefice è sempre orientata verso una sorta di mediazione, ecco, di questo non ci si deve stupire. È una risposta. Sì, poi lì le ha un po' ritratte quelle frasi. No, no, no.
No, no, allora le ha dette, però ho detto che poi le ha un po' ritratte, le ha un po', diciamo, un po' ritornato su quelle frasi, di, no, facendo anche delle considerazioni un po' più nette a favore della difesa ucraina. Però, insomma. Va bene, allora abbiamo il tempo per alcune domande. Mi raccomando, non troppe, telegrafiche e risposte telegrafiche. Allora, ha alzato la mano prima quel signore. Non è stato un semplice errore di incompetenti che se potessero tornare indietro non lo farebbero più. Perché questi qua, rispetto a come va il mondo dal punto di vista economico, secondo me sono rimasti indietro ai tempi, cioè, sono rimasti indietro. Cioè oggi il mondo va avanti con la guerra economica, non con la guerra delle armi. Taiwan, il deterrente di Taiwan nei confronti della Cina, non sono mica armati o la bomba atomica, è una fabbrica di semiconduttori e chip che è la più importante. MSC, che questo oggi questi qua sono rimasti indietro, che con le risorse economiche che hanno non si sono ancora resi conto che la guerra si fa nell'economia, con le materie prime che si lavorano in casa, si fanno le fabbriche. Quindi io penso, è la mia domanda, secondo voi è stato un errore che se potessero tornare indietro? Prima domanda, seconda domanda, decisiva. Il professor Cedani chiedeva quanto durerà. Gli americani, cioè nessuno può, secondo me, può sapere quanto durerà, ma secondo voi gli americani hanno già deciso qual è il punto di caduta? Perché sono loro il massimo, ci mettono le armi, l'Ucraina ci mette gli uomini, la guerra è lontana, l'importante è non scatenare la terza guerra mondiale, ma loro vanno avanti, cioè dicono, gli abbiamo creato il loro Vietnam. Quindi secondo io vi chiedo, voi vi siete fatti un'idea quale può essere, che nessuno può sapere di sicuro, il punto di caduta per gli americani? Cioè devono tirare i punti, devono indebolirli, ecco, un'idea di quale può essere l'obiettivo americano. Cioè, loro possono andare avanti anche degli anni senza problemi, sono nella soluzione perfetta. Quindi se gli americani hanno deciso secondo voi qual è il punto di caduta, due, è stato un errore di incompetenti, perché questi qua c'hanno ancora la testa che lo Stato si gestisce con il KGB, non con i cinesi che hanno creato un sistema economico. Un'altra domanda? C'è una signora? No, allora lui. Molto delicato, volevo chiedere a vostro parere quale rilevanza ha avuto o non ha avuto l'episodio nel 1999, ma il quasi scontro tra i paracadutisti russi e il socio della NATO all'aeroporto di Pristina, nel confermare o creare questo, soprattutto nelle libere, questa diffidenza nei confronti dell'Occidente, questa percezione di ostilità. Risposte telegrafiche, mi raccomando, se no qui non si pranza. Va bene, veloce. Magari ampia. Come dire, noi Stati europei siamo un po' satelliti dell'America. La Federazione Russa si sta configurando come un po' un satellite della Cina. No, non poteva mancare una domanda sulla Cina in ogni detto. E questa rischia di non essere telegrafica la risposta. Infatti no, quindi parto da questa. Sì, rischio c'è, però ovviamente non negli stessi rapporti di forza che i paesi europei hanno verso gli Stati Uniti, la Russia, cioè bisogna un attimo calibrare le cose. Dipende... Sì, ah, ok, vabbè, ma comunque mi limito a questo e poi lascio rispondere magari gli altri su questo. Per quanto riguarda la diffidenza russa, diciamo, sono stati tutta una serie di elementi che hanno contribuito. Prima il professore ha trovato un momento cardine nel 2008, ognuno ha la sua interpretazione. E io personalmente, anche per gli studi che ho fatto, ho fatto la tesi più un libro sulla Russia e il Mediterraneo, per me le primavere arabe sono state un punto di rottura notevolissimo. Non ne abbiamo parlato abbastanza, ma quello che è successo in Libia in particolare ha contribuito non solo a rompere
secondo me, in modo quasi definitivo la fiducia tra Russia e Occidente, variamente inteso, ma anche all'interno dei rapporti di forza russi, del sistema di potere russo, ha tolto ogni chance a Medvedev di continuare o comunque di rimanere con un peso influente all'interno di quell'elite, non da macchietta come adesso si sta rivelando, perché lì Putin, che era primo ministro durante la crisi libica, lì c'è stato il primo scontro, il primo e unico scontro all'interno di quella gerarchia, proprio sulla posizione italiana in Libia. Poi magari su questo si farà un evento a sé, perché richiede molto, però ci sono stati tanti eventi e sono partiti dagli anni 90, quindi anche da prima di quell'episodio lì di Pristina, sono stati tanti. Le due domande iniziali sull'errore competenti, allora, secondo me sì, Putin tornerebbe indietro, perché semplicemente le cose non sono andate secondo i suoi piani. I piani erano quelli di un semicolpo di Stato, infatti ha mandato una quantità assolutamente insufficiente di militari in Ucraina e i risultati si sono visti. Quindi tornare indietro, magari non per fare pace, insomma per non far nulla, però per cambiare le cose, cambiare la strategia, sicuramente sì. E per quanto riguarda la guerra economica, non è quello che il mezzo a disposizione della Russia. La Russia ha altri tipi di strumenti, quindi non possiamo valutare. Ha un'economia che è anche inferiore a quella italiana, quindi non è un tipo di strumento. Ogni paese ha i suoi strumenti, la Russia ha altri tipi di strumenti, quindi non è un paragone che possiamo sostenere. Ultimissima cosa, per gli americani quanto può durare? Per gli americani va già benissimo così, loro hanno raggiunto già tutti i loro obiettivi. Infatti gli americani non a caso sono i primi a puntare già sulla mediazione, su qualche negoziato. Noi europei ancora non ci siamo arrivati, soprattutto non ci sono arrivati in Europa dell'Est, e il punto adesso sarà quanto gli ucraini siano disposti anche ad accettare quello che gli americani suggeriscono, perché ovviamente lì le agende iniziano a divergere. Per gli americani gli obiettivi sono stati raggiunti già il giorno dopo dell'invasione, per il fatto che comunque si è rotto completamente il patto di fiducia, che forse è un eufemismo, una parola un po' troppo forte, tra la Russia e l'Europa occidentale, che era quella che metteva un po' i bastoni tra le ruote, soprattutto la Germania ma anche la Francia, ai piani americani. Ecco, da quando si è chiuso il Nord Stream, anche senza bisogno del sabotaggio che poi c'è stato a settembre, se non sbaglio, da quando si sono chiuse quelle prospettive di integrazione e tutto, e poi anche Svezia e Finlandia hanno fatto richieste di adesione alla NATO, già per gli americani è andato tutto liscio come l'olio, quindi dal loro punto di vista non c'è molto altro che si debba raggiungere. Fermo qui. Sinteticissimo, ci provo. Dal 2008 il Kosovo, non Pristina, viene invocato come precedente dai russi per un cambio di territorio ottenuto con la forza. Al di là dei morti che ci sono stati nella guerra. Quindi insisto, non per. Poi dopo, certo, la Libia aggiunge, secondo me, altra. L'ho detto, sì, cioè, poi è così. La Russia non ha avuto la forza di una presenza economica nello spazio ex sovietico indifferenziato, ma soprattutto in Asia centrale. Solo nel 2015 è riuscita a creare una sorta di unione economica eurasiatica, che è pallida imitazione dell'Unione Europea dal punto di vista economico, eccetera, e via dicendo. E certamente, e quindi si va by default, come cioè, non c'è l'economia, probabilmente arrivano le armi, è un po' semplice. Però vorrei notare, rispondendo anche alla domanda sulla Cina, la Russia satellite della Cina, che non è che poi la Cina, da un punto di vista economico, sia riuscita a espandere grandemente la sua influenza. Gli strumenti economici a disposizione danno effetti nel lunghissimo periodo, ma questa presenza cinese io non la vedo in giro
per il mondo, no? che non è bipolare. Vengo all'ultima questione, mi sembra che sia il problema, che è stato già affiorato nel discorso di Cella, e non è tanto quando si arriverà a una pace, ma come. E sono d'accordo, se intendo bene il pensiero così, nel senso, ci vorrà una grande conferenza. Ci vorrà una grande conferenza, come sono state le conferenze qui ricordate. Io aggiungo Helsinki del 1975, ma i primi due cesti, quello sul territorio e quello sull'economia, sono stati svuotati da questi avvenimenti. E resta il discorso dei diritti. Come Budapest anche. Come del resto Budapest. Vabbè, Budapest, però il problema della non proliferazione, certo, esiste. Certo. Allora, se c'è il discorso dei diritti intesi un po' in senso un po' più grande, un po' più lato dei diritti, sì, umani, un po' affiorato nelle domande che sono state fatte qui, e cioè domani dovremmo rivolgersi, si rinizierà dagli anni 90, rivolgendosi non a delle elite che sono sconfessate, perché io chiedo, ma se anche Putin avesse ottenuto quello che si prefiggeva, la situazione sarebbe stata stabile? Dico, intendo da un punto di vista militare, domanda retorica, risposta negativa da parte mia. Il problema è di rivolgersi a società differenti, e certo, allora la domanda sui giovani ridiventa centrale, ma No, velocissime due cose finali. Allora, la Russia, no, lei chiedeva, in pratica ha sbagliato tutto. Beh, tutto non lo so, però c'è stato quasi quella che io definisco, quando parlo di questa cosa, un'eterogenesi dei fini, cioè in termini filosofici si parte con un obiettivo e si finisce con l'avere dei risultati quasi opposti all'obiettivo di partenza. Vabbè, sì, io l'ho messa in termini un po' più alti, però ecco, diciamo errore. Allora, e sta tornando già un po' indietro, perché se inizialmente c'era qualche mira su Kiev o più in là, oggi si è tornati alla Nova Russia, a quella fascia che dal Donbass, Lugansk, va a un Donbass allargato, se così lo vogliamo chiamare, cioè fino a Zaporizhia, eccetera, Kherson, poi Kherson la città adesso è sotto controllo ucraino, quindi anche lì una situazione veramente indecifrabile. Quanto territorio terranno i russi? Che tipo di resistenza ci sarà da parte ucraina sul lungo termine? Civile, militare, politica, resistenza, guerriglia? Non si sa. Sul fatto dei negoziati finali, di una complessità ci vorranno due Vestfalie, perché bisognerà sistemare tutta la questione interna all'Ucraina, cioè i territori, le amministrazioni, il governo centrale, le autonomie, le zone linguistiche, pensi la questione dell'elemento linguistico che preponderanza ha avuto in tutta questa discussione, legge del 2019 sulle lingue interne in Ucraina. E poi, oltre alla questione micro dell'Ucraina, bisognerà rivedere, risistemare tutto lo status, diciamo, degli equilibri dello spazio eurasiatico e dell'Europa centro-orientale, che era uno degli obiettivi primari che Putin si era posto, cioè noi facciamo questa guerra per ridefinire gli equilibri, l'assetto di potere nell'Europa, cosa che adesso rischia anch'essa di avere, insomma, no, una degli svantaggi anche in quello. E punto di caduta sulla questione americana, io ripeto, penso che gli Stati Uniti abbiano avuto una loro coerenza totale dalla dottrina Stimson in poi, anche qui non accettare che alcune parti dell'Ucraina, che dal punto di vista del diritto internazionale, quantomeno poi può dire il diritto internazionale non serve più, non è una cosa ancillare, è tornata la politica di potenza, benissimo, io sono un realista, quindi capisco sia la politica di potenza però pure il diritto internazionale ovviamente violato, gli Stati Uniti andranno avanti
Bisogna vedere poi un tot di questioni anche complementari, questioni economiche, quanto l'Europa riuscirà a stare dietro agli Stati Uniti in questo. Io credo che comunque per un tot di mesi ancora, quantomeno fino all'estate, ci sarà guerra piena con offensive russe, controffensive ucraine devastanti come le abbiamo già viste, e si tenterà pian piano di creare un qualche terreno fertile per una sorta di tregua non negoziato, che ripeto è un'altra cosa che segue in contesti diversi. Grazie. Va bene, direi che questo primo nostro primo panel si conclude qua e vi lascio andare a pranzo, e vi ricordiamo che alle 2 si incomincerà con Mirko Mussetti e Mirko Campochiari, nel quale parleremo sostanzialmente della guerra guerreggiata, degli strumenti della guerra e delle loro conseguenze. Grazie mille, a dopo.